gli eventi alluvionali subiti in alcuni territori toscani nello scorso 2023 nacque una commissione d'inchiesta dove a farne parte sono tutti i gruppi politici presenti in consiglio, ad eccezione di Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Merito e Lealtà, che non vollero appunto farne parte. Questo è il punto della situazione odierno. I lavori procedono, certamente procedono con fatica, lo dico chiaramente. Io ho fatto una richiesta di documenti da oltre un mese e mezzo a diversi uffici che ancora non mi sono arrivati. Soprattutto io insisto molto sul fatto di avere un quadro aggiornato su quello che è lo stato delle progettualità in Toscana, sugli interventi programmati, su quanto realizzato e anche e soprattutto quanto oggi è stato stanziato anche a livello nazionale per far fronte all'emergenza alluvione. Dati che secondo me sono essenziali. Quindi questo sicuramente, ecco, è un motivo anche che mi spinge a insistere su alcune richieste, ma anche e soprattutto a voler approfondire. Nei prossimi giorni saranno sentite anche le strutture del Genio Civile, che hanno delle competenze importanti anche sull'attuazione, ricordo, delle opere programmate nei documenti operativi di difesa del suolo. Faccio un esempio per tutti: le casse d'espansione. Ne parliamo spesso, ma vi posso assicurare che è una situazione paradossale. Oggi, da alcuni sopralluoghi che ho effettuato, siamo di fronte a una procedura che sta in piedi da oltre 20 anni. Oggi noi siamo ancora alla fase degli espropri, di fatto di opere materiali non ne abbiamo viste, quindi anche questo sarà un ulteriore motivo di approfondimento. Dal nostro punto di vista la nostra commissione alluvione sicuramente sta portando avanti un lavoro importante. Per quanto riguarda la maggioranza viene confermata la piena e totale disponibilità a approfondire ogni tema e ogni argomento, e più passa il tempo e più siamo convinti, come abbiamo detto sin da subito, che questa commissione possa servire davvero anche per sollecitare il governo a mantenere tutti gli impegni che ha assunto nei confronti della Toscana, che ancora purtroppo in larga parte risultano disattesi. Però per quanto riguarda la maggioranza, piena e totale disponibilità su ogni aspetto legato a questa commissione, mi sembra, insomma, che lo stiamo dimostrando in ogni modo e in ogni modalità possibile. In consiglio regionale dibattito sempre acceso, quello fra maggioranza e opposizione sulla questione aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze e un suo eventuale ampliamento. Uno stallo prolungato, dicono le minoranze, che crea difficoltà a tutti e due gli scali toscani, Firenze appunto e il Galileo Galilei di Pisa, favorendone altri come il Guglielmo Marconi di Bologna. Il mondo ha fame di Toscana, questo è un dato oggettivo. Lo vediamo con le decine, le centinaia, i milioni di turisti che arrivano in Toscana ogni anno, sempre di più, anche fuori da quelli che erano periodi classici delle vacanze, cioè i mesi estivi. Il mondo ha fame di Toscana. La Toscana ha bisogno di un aeroporto intercontinentale. In questo momento in Toscana non c'è un solo aereo che atterra o che decolla in un viaggio intercontinentale da un aeroporto toscano. Questo rientra nella fallimentare strategia, nella fallimentare gestione infrastrutturale che la Giunta Giani e chi lo ha preceduto ha avuto in questi anni. Negli anni si è pian piano indebolito l'aeroporto di Pisa senza che si rafforzasse quello di Firenze. Nel frattempo sta crescendo sempre di più l'aeroporto di Bologna, che sta diventando, ahimè, sempre più spesso l'aeroporto di pertinenza per chi viene e parte dalla Toscana e va nel resto del mondo. La Toscana ha bisogno di uno scalo intercontinentale. Dalla Toscana si deve poter andare e arrivare, non rispetto a Monaco, Berlino, Parigi o Barcellona, ma con il Nord America, con gli Stati Uniti, con il Sud America, con l'Asia, con l'Africa. La Toscana deve poter parlare al mondo, deve poter dialogare col mondo anche attraverso i cieli. In questo momento non lo sta facendo. Chiudo con una riflessione, un amarcord amaro: da Pisa in 6 ore si andava a New York, adesso si va probabilmente a Londra e non più lontano di lì. Nel 2009, quando sono entrato in politica a Firenze, ero convinto, decisamente convinto, che l'aeroporto andasse messo in sicurezza, perché così com'è sappiamo bene che comunque ha delle difficoltà a prestare servizi. L'atto che ho presentato oggi è che dopo 15 anni credo che qualcuno abbia bisogno di avere delle risposte. E siccome si sta facendo uno scaricabarile da una parte all'altra e nessuno si prende e si assume delle responsabilità, io credo che noi, in qualità di consiglieri
regionali, in base alla risposta che ci è arrivata dalla Commissione del Ministero, abbiamo un obbligo, che è quello di disegnare il quadro di riferimento dell'area della quale stiamo parlando. Perché? Perché all'interno di quest'area non c'è soltanto l'aeroporto, ci saranno degli interventi del piano strutturale di Firenze, del piano strutturale di Prato, ci dovrà passare la tranvia, dovrà essere ampliato il polo scientifico, dovrà essere riconosciuto a Unipol, che ha vinto la causa contro il Comune di Firenze, di realizzare abitazioni per 2.000 persone, comprensive poi dopo di spazi pubblici, supermercati e quant'altro. Per cui credo che in tutto questo dire a Toscana Aeroporti, ENAC, preparateci il master plan dell'aeroporto sia fuori luogo. Perché? Perché proprio la Commissione ci ha detto: prima dateci il quadro completo dell'area, dopodiché, secondo dello spazio che c'è disponibile, ci rivolgeremo a Toscana Aeroporti per dirci come deve essere fatto l'aeroporto. Le procedure per arrivare a compimento e per dare sollievo soprattutto a quegli abitanti che da 30 anni aspettano delle risposte non è quello. E allora la procedura che io ho presentato in aula non è che io sono contro l'aeroporto, vorrei che questo aeroporto fosse messo in sicurezza e dare delle risposte agli abitanti di Brozzi, Quaracchi e di Peretola che da 3 anni lo stanno aspettando. Questa procedura porterà avanti l'aeroporto per i prossimi 30 anni, per cui c'è qualcuno che c'è nato e ci morirà purtroppo con gli aerei che gli passa sopra la testa. Signori, qui siamo alle comiche e credo che il PD dovrebbe darsi una regolata quando pensa di poter ancora investire di ignoranza i cittadini della Toscana. Io credo che la notizia di oggi sia un'altra, però. La notizia di oggi è che l'opposizione si è spaccata su un atto presentato dall'opposizione stessa. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in ordine sparso, con Forza Italia che ha mantenuto la posizione storica attraverso Marco Stella a favore del nuovo orientamento della pista di Peretola. Galli che a parole confermava di essere favorevole, ma negli atti in realtà lasciava intendere tutt'altro. Petrucci, che ha fatto un intervento, direi, un po' da primi anni 2000, in cui si metteva in contrapposizione, una contrapposizione che non c'è, lo scalo di Firenze con lo scalo di Pisa. I dati ci dicono altro. I dati ci dicono che il polo toscano, composto da Firenze e da Pisa, sta facendo segnare livelli pre-Covid o addirittura di più a livello di numero di passeggeri. Allo stesso tempo, non ci nascondiamo sotto la sabbia, è necessario su entrambi gli scali effettuare degli investimenti come quelli in programma, a partire dalla pista dell'aeroporto fiorentino, ma senza dimenticare ovviamente i lavori sui terminal, che sono altrettanto importanti, perché chiaramente un aeroporto è composto sia appunto da dove decollano gli aerei, sia da dove si svolgono tutte quelle procedure che vengono fatte appunto prima di montare sui velivoli. Quindi la notizia di oggi, a mio modo di vedere, è un centrodestra che in consiglio regionale è totalmente in ordine sparso su un tema che è un tema centrale dell'agenda di governo di questi 5 anni, di questa legislatura, che era nel programma di mandato e che adesso è in attesa evidentemente di ulteriori sviluppi da parte dei ministeri. Io credo che la priorità assoluta debba essere quella di impedire, cioè di levare i sorvoli dalle teste di decine di migliaia di fiorentini che vanno da Peretola, Piagge, Brozzi, Quaracchi, Ugnano, Mantignano, tutti i residenti di quelle zone lì, e di dare alla città di Firenze uno scalo che sia all'altezza anche delle manifatture che ci sono sul nostro territorio. Il tutto portando di pari passo avanti lo sviluppo dello scalo pisano. Convintamente a favore dell'ampliamento della pista di Peretola e dello scalo aeroportuale di Firenze. Una discussione che troppe volte ritorna sugli stessi canoni del dibattito in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre avuto la nostra posizione politica, siamo coerenti con l'ampliamento e con la possibilità di dare alla città di Firenze un nuovo aeroporto. Dispiace non arrivare mai a una conclusione di questa discussione, è evidente che in altri partiti e in altre forze politiche ci sono delle contraddizioni anche interne, molte volte dettate da dinamiche di carattere locale. Per quanto ci riguarda, come partito a livello toscano, siamo compatti e convinti che il nuovo aeroporto di Firenze debba essere migliorato e la pista debba essere allungata per favorire migliori collegamenti non soltanto per Firenze ma per tutta la nostra regione. La mozione 1749 Peretola è stata rinviata in commissione dopo il dibattito in aula.
Giacomo è una persona complessa da raccontare in pochissimo tempo, ma è un politico di razza, un politico della Prima Repubblica che ha rappresentato per la città di cui è stato sindaco per 10 anni, per la regione di cui è stato presidente e per il Parlamento, una figura di riferimento veramente importante. Ha avuto un excursus politico importante, ma l'ha interpretato sempre con un piglio, con un carattere, con una decisione, ma anche dall'altro lato anche con innovazione, prendendo una serie di provvedimenti e avendo delle visioni molto, molto, molto avanti rispetto ai tempi che viveva. Ecco. Quindi una figura importante, complessa e che è ancora tutta da studiare. Nella seduta del 16 ottobre scorso l'aula consiliare della Toscana ha commemorato Giacomo Maccheroni, presidente del Consiglio regionale dal 1983 al 1987, scomparso da pochi giorni. Un momento questo ha sottolineato il presidente Antonio Mazzeo di grande commozione e gratitudine per un uomo che ha dato molto alla politica e al territorio. C'è un filo rosso che unisce il nostro impegno e penso che la memoria, il ricordo, le iniziative sono state messe in campo da Giacomo Maccheroni come presidente dell'Assemblea legislativa meritasse un momento come questo insieme al figlio Sandro, insieme alla comunità di Pontedera. Noi abbiamo di fronte a noi tante scelte complicate da fare, da portare avanti. Il presidente Maccheroni, anche nelle ultime volte abbiamo avuto modo di poter parlare insieme, mi ha sempre posto due questioni. La prima, cercate di fare in modo che ogni scelta, ogni legge che andate ad approvare sia frutto di ascolto, state tra la gente, uscite dal palazzo. E la seconda è l'impegno verso le giovani generazioni, la credibilità della politica, la necessità che le ragazze e i ragazzi si sentano protagonisti non solo del domani ma anche dell'oggi. E nell'ultima nostra chiacchierata mi ha proprio detto: invitate le scuole a venire nel palazzo, andate nelle scuole, alle ragazze e ragazzi fate capire che esiste buona politica e che la buona politica è fatta dalle persone. E quindi per questo ho voluto omaggiare il presidente Maccheroni e salutarlo per l'ultima volta anche nella sua aula che ha presieduto per tanti anni. È stato un grande onore essere qua in rappresentanza dell'amministrazione comunale della città di Pontedera per questo momento di ricordo di Giacomo Maccheroni organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, di cui lui è stato presidente dopo una carriera istituzionale che è partita appunto come sindaco della città di Pontedera. È stato importante perché Giacomo Maccheroni in tutta la sua vita, anche fino agli ultimissimi momenti appunto prima della sua scomparsa, ha vissuto le istituzioni, la politica con un grandissimo senso civico, non ci ha mai fatto mancare anche come comunità il suo contributo, la sua presenza, il suo supporto, trasmettendoci quei valori della politica, come dire, reale, quella vicino ai cittadini, le istituzioni che devono mantenere una presenza costante, devono affrontare un lavoro di ascolto, nel nostro caso della nostra città, ma appunto è una modalità che ha portato avanti anche poi come presidente del Consiglio regionale e come parlamentare successivamente. Questi valori sono quello che ci portiamo insieme appunto al suo ricordo e insieme agli insegnamenti, ecco, che ci ha lasciato rispetto anche al metodo, cioè a come si fa la politica, a come si sta all'interno delle istituzioni. Un uomo Maccheroni ricorda il figlio che portò i giovani per la prima volta a contatto con la politica, facendoli entrare proprio nei palazzi dove si fa la politica. Sì, io ricordo che questa cosa Babbo la sentiva tantissimo, tant'è che ne parlammo anche così privatamente a pranzo insieme, e io a quel tempo appunto frequentavo l'Istituto Tecnico per Geometri di Pisa e fummo proprio la prima classe, invitò noi e mi ricordo, io c'ero già stato perché ogni tanto, come ho detto, Babbo mi invitava, venivo un giorno, stavamo insieme a lui, no? Questo palazzo bellissimo, poi Firenze, no? Facevo un giro da solo per Firenze e poi non andavo a scuola per un giorno, insomma, era sempre e niente. E quindi questa cosa qui, chi incontro ancora di compagni di classe di allora si ricordano
proprio di questa giornata, anche perché questo fatto di donare il Pegaso, no? Quindi si sono portati dietro una cosa concreta che hanno conservato, e quindi è stata una cosa importante. Mi ricordo ci portò dentro il Consiglio, la sala del Consiglio, il suo ufficio, fece proprio da cicerone, ma lui personalmente, gli piaceva tanto stare con i ragazzi e sentire poi anche le impressioni, no? Politica afferma ancora il figlio Sandro che l'ho sempre caratterizzato in ogni suo momento di vita, già da giovanissimo. Mio nonno aveva una falegnameria a Pontedera, facevano gli infissi, e a 14-15 anni, dopo appunto le scuole medie, babbo fu invitato da suo padre e suo fratello e suo zio a iniziare l'attività in falegnameria, ma lui, come si dice a Pontedera, proprio non era buono, non gli riusciva, e qui, però parallelamente cominciò a frequentare tutte le sezioni del partito, tant'è che lo mandavano in giro con la lambretta già a 16-17 anni a portare, no, in giro i documenti per le varie sedi, e lì incominciò a prendere la passione e la voglia di ascoltare e di intervenire anche alle varie assemblee che c'erano. Infatti, come ha ricordato il presidente, a poco più di 20 anni era presidente dell'ospedale di Pontedera, e poi babbo è stato riconosciuto tanto nel 66 per l'alluvione, ha fatto tantissimo, era il ponte che legava la proprietà della Piaggio a tutti i dipendenti, a tutta Pontedera, sembrava la volessero riportare a Genova, quindi insomma momenti concitati. Io ho sempre visto babbo legato alla politica, ma come ricordavano anche dopo la sua chiusura dei rapporti col Parlamento, ha continuato sempre a lavorare, diciamo, a dare consigli, anche perché gli venivano chiesti da tutti i sindaci che abbiamo conosciuto. Quindi fino in fondo, sì, sì. Ora, so che naturalmente Franco Bolli, rispetto ad altre forme artistiche come possono essere la pittura o la scultura, desta certamente meno stupore per i visitatori, però c'è da capire che ogni francobollo è veramente un'opera d'arte in miniatura. Dalla Granducato di Toscana al Regno d'Italia attraverso le emissioni filateliche è la mostra inaugurata nello spazio espositivo di Palazzo Bastoggi, che resterà visitabile fino all'8 novembre. E vedere quanta storia ci sia raccontata attraverso i francobolli è qualcosa di unico, e quindi io consiglio alle cittadine e cittadini toscani di venire ad assaporare questa mostra, è qualcosa di unico a livello nazionale e internazionale, è un bel regalo che facciamo alle toscane e ai toscani. Francobolli, rari e storici appartenenti agli antichi stati italiani e del regno, della collezione privata di Giorgio Cuneo. L'idea è stata quella di mettere in mostra alcuni dei pezzi più rari del Granducato di Toscana, senza però trascurare gli altri antichi stati. Quindi si potranno trovare all'interno della mostra alcune particolarità, ad esempio del Ducato di Parma, con dei pezzi rarissimi che sono il sogno di ogni collezionista. Alcuni pezzi dedicati al Regno delle Due Sicilie, al Regno di Napoli. Naturalmente tutta la sala principale è dedicata al Granducato, con la prima e la seconda emissione, una selezione di lettere molto molto rare, e ci sono poi una coppia molto rara del Nove Crazie, annullata il 31 dicembre del 1859, che è l'ultimo giorno d'uso dei valori granducali, per poi passare alle emissioni del governo provvisorio con un rarissimo pezzo dei Cacciatori del Tevere, che è un frammento di Toscanella. Una mostra anche dal risvolto sociale, con un'asta dedicata alla Fondazione Tommasino Bacciotti. Facendo un'asta con dei francobolli che hanno messo a disposizione, il ricavato andrà alla nostra fondazione per i nostri progetti, per le nostre 26 case che la fondazione porta avanti ormai da 24 anni, e questi soldoni che arriveranno saranno per aprire il nuovo appartamento il 17 dicembre, giorno del compleanno di Tommasino, che compirebbe 27 anni. Apriremo il 27esimo, che lo daremo a tutte le famiglie italiane che vengano con il proprio figlio all'ospedale Maier.